Bene, e buonasera ai nostri ascoltatori. Chi vi parla è Ugo Lombardi da Bari in collaborazione con Antonella Intranò e siamo in collegamento con un nostro importante ospite, Pier Giorgio Caria, a cui fra un po' daremo la linea. Salutiamo Rosario Moreno, che è il nostro regista da Treviso, del regista di Radio Science, il nostro amico responsabile da Venezia, Massimo Bonella di pianetaoggitv.net. Prima di iniziare la nostra chiacchierata con l'esperto ufologo Pier Giorgio Caria, chiediamo a Massimo se ci può dare le ultime news. Pronto, Massimo? Sì, benissimo, prendiamo la linea da Venezia. Saluto te Ugo Lombardi, naturalmente Antonella Intranò si senta salutata anche se non c'è. Un saluto alla nostra regia centrale Rosario Moreno e stando in tema tecnico, un saluto ai nuovi ascoltatori di Radio Reno Web che sta appunto sperimentando le prime trasmissioni. Un complimento subito al nostro Rosario per questo progetto che sta portando avanti di far network in rete. Saranno previste anche altre nuove web radio e che si collegano per promuovere questi programmi che parlano della tutela della vita del nostro pianeta. Insomma, anche noi sappiamo fare network come qualcuno ha fatto negli anni Ottanta fregando tutte le frequenze delle radio e TV locali, tanto per essere molto chiaro alle 18:32. Dunque, veniamo alle notizie. Unioni civili, c'è la volontà a contenere il numero di voti segreti, garantendo un dibattito nel merito del provvedimento e degli emendamenti, l'ha detto il presidente dei senatori PD Zanda al termine della riunione dei capogruppo sul DDL Crinà sulle unioni civili. La volontà di contingentare il numero di scrutini segreti è stata confermata dopo la riunione dal capogruppo leghista Centinaio. C'è accordo anche su una riduzione netta degli emendamenti. Martedì prossimo dovrebbe concludersi la discussione, da mercoledì il voto. Andiamo avanti, adozioni gay. Ci sono dei dubbi che emergono dai pediatri, vediamo di cosa si tratta. Non si può escludere che convivere con due genitori dello stesso sesso non abbia ricadute negative sui processi di sviluppo psichico e relazionale nell'età evolutiva, lo afferma il presidente della Società Italiana di Pediatria, Corsello. I processi di maturazione psicologica di un bimbo possono rivelarsi incerti e indeboliti, sia in una famiglia conflittuale, sia in una in cui il nucleo genitoriale non ha il padre e la madre come modelli di riferimento, così ha spiegato. Dunque, io credo che questi argomenti nemmeno dovrebbero emergere, perché è ovvio, ma più che ovvio, che insomma, un bimbo non può essere tirato su, svezzato da due uomini o da due donne. Ma io non so in che anni stiamo vivendo. Andiamo avanti con le notizie. Parliamo del Papa, che dice che praticamente Dio non vuole condannare nessuno. Vediamo un attimo in sintesi questa notizia. Allora, Dio non vuole condannare, dunque, Dio non vuole la condanna di nessuno, l'ha detto Papa Francesco all'udienza generale di oggi davanti a 15.000 fedeli. Il Papa ha parlato a braccio, ha ipotizzato un'obiezione che qualcuno potrebbe fare alla sua affermazione. Padre, nemmeno quella di Pilato e Giuda che se la sono meritata. Sì, voleva salvare Pilato e Giuda, Dio vuole salvare tutti. Il problema, ha scandito Bergoglio, è lasciare che lui entri nel cuore, un cuore di padre che va al di là del nostro piccolo concetto di giustizia. Beh, io mi auguro che, guardando le letture, studiando il Vangelo, si parla della venuta di Gesù. Spero che lui possa arrivare invece con potenza e gloria, con molta giustizia, e tutti gli assassini della vita. Cosa intendo per assassini della vita? Coloro che hanno inquinato il pianeta, coloro che hanno fatto le guerre, che hanno ucciso le famiglie, che hanno distrutto le famiglie, che hanno praticamente fatto nascere poi i bambini tutti quanti deformati a seguito dei bombardamenti ad uranio impoverito, tanto per citare degli esempi pratici che sono sotto gli occhi di tutto il mondo e così via. E dunque, io mi auguro che invece quando torni non li perdoni questi, ma li faccia fuori un colpo solo. Ecco, se non avviene questo, io avrei perso tutte le speranze in questo mondo sempre più
sempre più ai minimi termini. Andiamo avanti con l'ultima notizia. Roma, l'urna con le spoglie di Padre Pio è arrivata a Roma nella basilica di San Lorenzo fuori le mura, accolta da un caloroso applauso dei fedeli. Il carro che lo trasportava ha tardato di qualche ora perché è stato rallentato dalla folla lungo la strada. Stasera alle 20:30 la veglia di preghiera, mentre venerdì sarà alla Basilica di San Pietro, dove resterà fino alla prossima settimana. Ecco, ricordate tutti quanto è stato perseguitato Padre Pio, non poteva nemmeno farsi vedere dai fedeli. Anche qui io mi aspetto che, se ritorna Gesù Cristo, possa andare a prendere a frustate tutti coloro che lo tenevano rinchiuso, quel povero Padre Pio. Tanto per essere molto chiaro, perché insomma è inutile, insomma, stare qui a raccontarci che si può fare tutto il male, poi vabbè, tutti siamo buoni, tutto viene perdonato. Non è così. Me lo auguro che non sia così, altrimenti, ripeto, io avrei perso tutte le speranze su questo mondo. Uno sguardo alla nostra testata, pinetoogtv.net: in primo piano abbiamo delle interessanti iniziative sulla tutela dell'ambiente da parte dell'Equistituto di Mestre, con il professor Michele Boato, personaggio molto noto anche a livello nazionale. Poi seguire una notizia da Montepulciano: come sapete, diamo anche questa informazione della Val di Chiana Valdoce, perché siamo presenti col nostro settimanale Atelier di Chianciano Terme. Poi vi segnalo rapidamente due video, due che sarebbero praticamente i nostri settimanali che vanno in onda sulla rete terrestre, televisiva e altresì radiofonica. Abbiamo Pianeta Oggi Report con l'intervista a Italo Sbrogio, scrittore ex sindacalista degli anni 60-70. Il tema è il mondo del lavoro ieri e oggi. Questo uomo, che lo vedete inquadrato praticamente in fermo immagine, è uno che ha lottato tantissimo per la tutela dei diritti dei lavoratori, che adesso questi politici furbetti questi diritti li stanno distruggendo a colpi di penna. Poi c'è una seconda parte di questa trasmissione, quindi un secondo video, dove abbiamo anche l'opinione di Giulietto Chiesa e Giorgio Bongiovanni, che insieme a lui poi concluderemo questa trasmissione Pianeta Oggi Report, che appunto vedete nella home page di pianetaoggitv.net. A seguire anche notizie dalla vicina Istria, dai nostri connazionali che vivono nella regione dell'Istria, che purtroppo è divisa da Slovenia e Croazia, e quindi abbiamo questi, devo dire, bravissimi italiani che stanno realizzando molte iniziative culturali in quel territorio. Ecco, noi dovremmo prendere un po' esempio da loro, devo dire. Abbiamo anche una televisione, una storica televisione, che è TV Capodistria, che da anni entra nel nostro paese portando una televisione di qualità, veramente di qualità, con bravi giornalisti. E in finale alcuni interventi da Roma in occasione della manifestazione a sostegno del magistrato Antonino Di Matteo, che si era svolto il 14 novembre scorsi. Abbiamo l'intervento di Olivier Robert, noto giornalista che ha lasciato il segno a Radio 1 con una importante trasmissione dal titolo "La radio a colori", Radio Zorro. Poi a seguire l'intervento di Vauro, noto vignettista, e quindi anche di Antonio Ingroia. Questo è tutto alle 18:39. Ci sono poi anche altre notizie, anche nelle varie pagine locali. Mi fermo qui per non portare via troppo tempo. Ci sentiamo alle 19:25 per eventuali aggiornamenti. Linea a Bari. Bene, grazie Massimo Bonella. Ritorniamo a spazio aperto, ritorniamo al nostro ospite Pier Giorgio Caria. Tutti quanti voi credo lo conosciate, è uno studioso internazionale, è un ricercatore, e quindi con lui abbiamo l'opportunità di accendere un po' una luce in un buio di conoscenza che è molto molto accentuata, che questa luce ci consenta, grazie a lui, di vedere sempre più spiragli di novità, e questa sera speriamo di poterle vedere, magari studiando qualcosa di quello che sta accadendo. Intanto salutiamo il nostro ospite, Pier Giorgio Caria. Buonasera, Pier Giorgio, Salve Ugo, e un saluto benvenuto a fra te. noi. Grazie, molto lieto di essere assieme a voi. Bene. È un piacere parlare sempre con il pubblico. Grazie. Lo scrigno della conoscenza si sta dischiudendo. Sembra che ci siano notizie che vengono centellinate, ma al di là di queste informazioni, poi ce ne sono tante che vengono schiuse o addirittura
non rivelate. Sì, certo. Io ti chiederei se tu il tuo parere su dichiarazioni che sarebbero state date dai cosiddetti rivelatori, secondo i quali il pianeta Marte sarebbe già stato colonizzato. C'è alcuni di loro che dicono di aver addirittura vissuto per 20 anni su questo pianeta, addirittura dal 1970 circa, e che ci sarebbero su questo pianeta addirittura delle corporazioni che tutelano indagini e ricerche minerarie. Tu a questo proposito, Pier Giorgio, che notizie hai? Ma a dirti la verità, Ugo, ho sentito queste dichiarazioni che sono state fatte anche da un ex consigliere di Jimmy Carter, adesso mi sfugge, colpa alla stanchezza il nome, ma è abbastanza conosciuto, se mi viene in mente lo dico, dove appunto addirittura con sistemi di teletrasporto sarebbero state create delle colonie umane su Marte con lo scopo di colonizzare il pianeta. Allora, secondo me, Ugo, queste sono delle merite corbellerie messe in giro da circuiti di disinformazione, perché le tecniche di manipolazione mentale con cui l'intera umanità di questo mondo, perlomeno quella che ancora può permettersi di raggiungere i media, sappiamo bene che la stragrande maggioranza degli abitanti della Terra l'unica cosa che può fare è cercare di campare da un giorno all'altro cercando un po' di cibo, quindi non ha nessun accesso all'informazione, quindi la minoranza che ha ancora accesso all'informazione in realtà è manipolata da un sistema talmente pervasivo che è impossibile per il cittadino comune rendersi conto di quanto sia stretta questa maglia di condizionamento continua, che è attuata a tutti i livelli, attuata attraverso le canzoni, attuata attraverso la cultura, attraverso il cinema, attraverso la letteratura, attraverso il mainstream dell'informazione. È un continuo bombardamento di informazioni che tendono a creare una realtà falsa della condizione dell'essere umano e della stessa realtà, per impedire che noi ci rendiamo conto di vivere una vita assurda e possiamo tollerare cose innominabili come quelle che tolleriamo tutti i giorni. Cito alcune cose, ad esempio l'euro è una moneta falsa, è una moneta con copyright, simbolo chiaramente stampato sulle banconote, una moneta che è d'istituto di diritto pubblico, come prevede la Costituzione di uno Stato repubblicano, è diventato un istituto di diritto privato, è una moneta fiat, quindi senza una copertura, è l'unico valore che ha, è solamente perché noi la usiamo, se no non ha nessun valore, cioè solo cartacea. Allora, per poter esistere in un sistema talmente assurdo di schiavitù e di inganno, è necessario bombardare tutti i santi giorni, nella maniera più dettagliata e sottile e a tutti i livelli, la persona comune con un insieme enorme di informazioni. Ripeto, è impossibile per la persona comune rendersi conto di questo. Basti dire che una frase, cito a volte, di extraterrestri è: l'uomo comune, la persona ben educata, è un pazzo, non è una persona sana di mente. Lo diceva anche il maestro Krishnamurti: non ci può essere nessuna sanità mentale in una persona con formalità totalmente malata. Detto questo, Pier Giorgio, l'ultima parola non l'abbiamo capita, in una persona... Non ci può essere sanità mentale in una persona totalmente conformata a una società profondamente ammalata come la nostra. Per questo io sposo in toto le parole di Krishnamurti e quella di quell'essere dell'extraterrestre che ho detto prima, che è un marziano, nome Regga, quindi l'ho citato a proposito. Marziano che incontrò Eugenio Siracusa tanti anni fa, il mio padre spirituale, un contattista in una struttura extraterrestre orbitante, e dicevo, io stesso la prima volta che ho impattato su questo pervasivo e onnipresente sistema di condizionamento sono stato letteralmente scioccato, e ancora quando io ho vissuto questa prima esperienza, avendo
appunto modo di viaggiare, di in ambiti militari, scientifici, addirittura di intelligence, e ancora comprendevo poco. Oggi, che a distanza di tanti anni conosco tante più cose, mi rendo conto di quanto terribile, onnipresente, continua sia questa manipolazione delle nostre menti. Diceva Bonella prima che lui non vede l'ora che torni Cristo a giudicare i malvagi, ma io dico che i malvagi esistono solo perché il popolo è passivo, solo perché il popolo è colluso, solo perché il popolo non si ribella, non si oppone a questo sistema. Quindi i potenti, secondo me, sono giustificati nel fare il loro gioco perché ne traggono i benefici che tutti sappiamo, ma io quello che non capisco è il popolo, perché il popolo non reagisca di fronte alla terribile, ormai pubblica, pubblicissima corruttela che sta già a livello di comuni, sindaci, poi per non parlare del governo, per non parlare del nostro primo ministro, che è il terzo primo ministro non eletto dal popolo, quindi non rappresenta nessuno. Non capisco perché gli italiani non scendano in piazza e non si ribellino a questa condizione. Quindi ecco come si chiamava il tizio, Bassiago. Sì. Bassiago. Quindi le affermazioni che su Marte ci sia una colonia umana è un'affermazione assolutamente ridicola, stupida, ma plausibile nel momento in cui la persona comune non sa assolutamente nulla delle leggi che governano la creazione, non sa assolutamente nulla di quali sono le regole di interazione tra le varie città che governano l'universo, non sa nulla di come e del perché le civiltà extraterrestri sono nel nostro mondo, non sa nulla del perché i governi del nostro pianeta, o meglio i poteri del nostro pianeta, occultano all'intera umanità questa meravigliosa realtà, eccetera, eccetera, eccetera. Solo in un regime di profondissima ignoranza anche dei colleghi ricercatori. Hai detto prima, Ugo, io sono un ufologo, io non sono, scusami se voglio puntualizzare, non sono un ufologo, sono un ricercatore, semmai mi occupo di visita extraterrestre, che l'ufologo è quello che si occupa del mezzo, a me non interessa il mezzo, oppure diciamo che mi interessa relativamente, a me interessa sapere chi sono questi esseri, perché vengono e che cosa vogliono. Questo credo che sia molto, ma molto più importante. Quindi le affermazioni che su Marte ci siano colonie terrestri sono delle emerite sciocchezze, lo ribadisco, perché su Marte esiste una fiorentissima civiltà su un piano a noi ora non percepibile, ma che inizia a essere percepito da sofisticatissimi strumenti che incominciamo a vedere. Detto questo, è anche vero che su Marte, questo lo deduciamo dai filmati e dalle foto che inviano le sonde marziane, esistono numerosissime strutture dell'antichissima civiltà marziana che si è distrutta milioni di anni fa a causa di un enorme disastro cosmico che lì è accaduto, ma ci sono anche tracce di una presenza tutt'oggi operativa e reale, che viene immortalata nelle immagini che ci mandano le sonde robotiche inviate lì dagli Stati Uniti. Ecco, allora, visto che hai proposto questo argomento sugli extraterrestri, chi sono e cosa vogliono, credo che ai nostri ascoltatori interessi sapere i tuoi pareri a proposito di questi extraterrestri. Chi sono e cosa vogliono gli extraterrestri, Pier Giorgio? Ma gli extraterrestri, intanto, genericamente, Ugo, non si presentano come abitanti provenienti da questo o da quell'altro posto, per quanto abbiano dato informazioni in tal senso. Quindi sappiamo che ci sono esseri che vengono da alcuni pianeti del nostro sistema solare, Marte, come abbiamo già citato, Venere, alcune lune di Saturno, e fuori dal nostro sistema solare. Abbiamo un racconto molto bello scritto in un libro a tutt'oggi acquisibile in internet o in libreria, che si intitola Ho incontrato gli extraterrestri, che parla dell'incontro che avviene nel 1967 tra un importante personaggio di una grossa multinazionale olandese nel settore automobilistico e degli esseri provenienti da un pianeta 10 anni luce di distanza dalla Terra, quindi da un altro sistema solare,
racconto interessantissimo. In questo libro ci sono tantissime informazioni. Sappiamo che ci sono degli extraterrestri che provengono dal sistema delle Pleiadi, sappiamo che ci sono extraterrestri che provengono dalla cintura di Orione, provengono dalla chioma di Berenice, da Procione, da Alfa Centauri, eccetera, eccetera. Quindi una varietà di provenienze veramente straordinaria anche da altre galassie. Però tutti questi esseri tendono a presentarsi come appartenenti ad una enorme, pazzesca e complessissima confederazione interstellare che raccoglie tutte quelle umanità che hanno superato le condizioni della legge della giungla, cioè umanità che hanno risolto il problema della guerra, il problema dell'ingiustizia sociale, il problema della depauperazione delle risorse del pianeta, insomma civiltà che hanno raggiunto un perfetto equilibrio non solo tra di loro come appartenenti alla stessa società, ma anche nella loro relazione, interazione con il pianeta nel quale vivo. Queste civiltà, grazie a al raggiungimento, diciamo, di questo standard, possono sviluppare la complessissima scienza necessaria per i voli interstellari. Una volta che raggiungono questo, vengono contattate dalle civiltà che precedentemente già ne facevano parte, vengono inglobate in questo fantastico organismo interplanetario, che è appunto la Confederazione Interstellare. Quindi loro si presentano come la confederazione, cioè non sono iniziative erratiche, iniziative diciamo che ogni singola civiltà ha il suo modus operandi, ma tutte concorrono all'interno del progetto che è salvezza dell'umanità della Terra. Ecco, la Terra e i suoi abitanti quanto sono distanti da questa meta? Quanto tempo secondo te e quanto dovrebbero fare per poter raggiungere livelli utili e necessari per entrare a far parte della Confederazione? Ma noi siamo, Ugo, siamo distanti un abisso di tempo e soprattutto un abisso di evoluzione dagli standard necessari per essere accettati all'interno del processo e del contesto delle superciviltà cosmiche. Siamo in opposizione, siamo in un momento evolutivo del pianeta avanzatissimo, dalla terza dimensione ci stiamo affacciando alla quarta dimensione, che è un discorso troppo complesso per essere affrontato in un breve tempo, però diciamo che sta mutando la frequenza energetica della materia del nostro sistema e anche della materia biologica, non solo di quella geologica. Questo è un lavoro che sta facendo il Sole assieme ad altre forze cosmiche, no? In certi ambienti un po' New Age viene chiamato il salto quantico, in effetti ci stiamo entrando. Purtroppo, rispetto alla condizione e al punto in cui il salto quantico si trova oggi, noi siamo in opposizione, nel senso che per poter affrontare in maniera equilibrata questo salto quantico è necessaria una avanzata evoluzione spirituale. Noi tutto abbiamo come umanità tranne che un'avanzata evoluzione spirituale. Non sto parlando di religione, sto parlando nel campo dell'etica, sto parlando del cuore della legge, dove Cristo dice: ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Sto parlando di questo. Noi invece viviamo in una società di folli, di pazzi scatenati che si uccidono in maniera industriale l'uno con l'altro, non rispettiamo il pianeta, lo stiamo distruggendo, non rispettiamo i nostri simili, non rispettiamo gli animali, non rispettiamo nessuno, siamo una razza, una razzaccia assassina, vigliacca, violenta, egoista, eccetera, indifferente, eccetera, eccetera. Quindi questi standard sono in opposizione a quello che la Confederazione necessita per poter accettare le umanità all'interno del loro organismo. È anche vero, secondo le stime che fanno questi esseri, che comunque un certo numero di persone in realtà è pronto per poter accedere. Quindi sono poche milioni di persone, però dal loro punto di vista degli extraterrestri sufficienti per poter rifondare una società giusta ed equa anche su questo pianeta. Quello che è doloroso è che per poter realizzare questo progetto che gli extraterrestri hanno, cioè quello di acquisire anche l'umanità di questo mondo all'interno di questo straordinario organismo, sarà necessaria una fortissima, una feroce selezione
della qualità delle persone, quello che un po' teologicamente viene chiamato la separazione del grano dalla gramigna. Questo è. Cioè siamo nel momento in cui in una condizione estremamente favorevole, sfavorevolissima all'umanità della Terra, pena l'autodistruzione, è stata proposta l'integrazione cosmica, la cosmic integration. Bene, ma questa rifondazione, cioè rifondare, ecco, seguiamo il filologico che tu in maniera molto molto semplice ci stai facendo seguire, e come dovrebbe avvenire secondo te? Avviene attraverso un processo che è un misto di attività da parte di queste civiltà, è un misto di autoselezione in base alle condizioni dettate dalle leggi che governano la creazione, cioè la legge di causa ed effetto. Ora, l'uomo del nostro pianeta, purtroppo Ugo, nella stragrande maggioranza, non ha la più pallida idea di che cosa siano queste leggi. Pensano che la vita dell'uomo sia frutto del caso e viva secondo il caso. In realtà non è così. La nostra vita è regolata da sofisticatissime, potentissime leggi naturali, assolutamente scientifiche, ma è quel corpus di leggi che, prendendo a prestito un po' una forma di definizione antica, è la scienza sacra, cioè la scienza che studia le leggi che governano l'essere umano, lo spirito e intelligenza, non solo l'uomo come corpo biologico. Sono le leggi che governano la nascita, che governano l'evoluzione dell'uomo, che governano la morte dell'uomo, il suo destino dopo la morte e il suo destino nel momento che deve prendere corpo. Di queste leggi noi, Ugo, non sappiamo nulla, non le conosciamo, non sappiamo niente, e invece sono leggi importantissime. Oggi l'umanità della Terra, ma da millenni ci troviamo in questa situazione, è un po' come un autista che si compra un'automobile, vuol fare un viaggio da Palermo a Milano, ma non sa guidare e non conosce il codice della strada. Quindi questo viaggio, che è la nostra vita, è un continuo incidente in tutti i campi, perché appunto non conosciamo le regole. Invece gli extraterrestri conoscono bene queste leggi, le conoscono scientificamente, e quindi stanno attenzionando, usiamo questo termine, quelle persone che comunque hanno compreso insegnamenti dei maestri spirituali che sono venuti sulla Terra, in primis il nostro Signore Gesù Cristo, ma parlo di azione, non parlo di credo, di credenze, e stanno, diciamo così, ispirando e seguendo quelle persone che mettono in pratica il cuore della legge, che è appunto: ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ora, siccome sto citando passi biblici, qualcuno potrebbe dire: ma allora c'è una relazione tra la visita extraterrestre e le profezie escatologiche sul giudizio universale e la seconda venuta di Cristo? La risposta è assolutamente sì. Quello che Cristo ci profetizza nel Vangelo, quando parla di angeli, quando parla di giudizio, quando parla di separazione del grano dalla gramigna, è, in chiave antica, in chiave teologica, esattamente quello che sta accadendo e che coinvolge anche le civiltà extraterrestri. Ecco, Pier Giorgio, io so che sei stanco, sei, se non sbaglio, reduce da un'altra lunga interessante intervista, però i nostri ascoltatori credo che abbiano anche loro voglia di continuare a sentire parlare, per cui a disposizione, Ugo. Sì, sono un piccolo po' stanco, sforzo, ma... ecco, allora io seguo il tuo filologico perché è interessantissimo. Leggi che dovrebbero essere diffuse, chi dovrebbe farlo e chi ha interesse a nasconderle invece? Ovviamente, soprattutto per noi cattolico-cristiani, l'ente che avrebbe dovuto divulgare queste leggi è la Chiesa Cattolica. Purtroppo, ai suoi vertici, non parlo della base, che comunque fa di brave persone, di gente onesta, di bravi preti che cercano di interpretare al meglio, credo, quelli che sono i dettami del Vangelo, ma i vertici della Chiesa, cioè il Vaticano, sono corrotti. E tutto quello che Cristo dice nel Vangelo, oltre a spiegare queste leggi, Cristo è contro i potenti, Cristo è contro il potere, Cristo è a favore dei deboli, dei poveri, dei malati. Quindi questo Cristo, per i vertici stessi che comandano la Chiesa Cattolica, è scomodo. Per questi vertici è scomodo liberare le persone con la conoscenza, perché una volta che tu realmente ti rendi conto che sei eterno, comprendi bene
come funzionano queste leggi, hai in mano un potere personale straordinario, non hai più bisogno di affidare la tua vita a gerarchie che appunto sono corrotte. Per cui questa gente, ma assieme a loro cito i capi delle multinazionali, cito quelli che hanno in mano il sistema monetario mondiale, cito l'industria bellica, cito la Big Pharma, nessuno di questi enti ed altri hanno interesse a divulgare al mondo la visita extraterrestre e tantomeno questo corpus di leggi che libererà l'uomo finalmente dal giogo della schiavitù dei tiranni. Tutti loro, io di questo ne ho la prova provata, sono cose che ho toccato con mano, come ho già detto, assieme io e altri, grazie soprattutto alla straordinaria esperienza di un mio carissimo amico Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato, grazie ai suoi insegnamenti, agli insegnamenti di Eugenia Siragusa, all'enorme quantità di dati che io ho ritrovato in questi quasi 30 anni di ricerca, veramente straordinari, incredibili, talmente tanti che faccio fatica nelle ore che dedico alla divulgazione a parlare di tutto quello che conosco, perché veramente è un insieme di cognizioni, di prove, di dati veramente straordinaria. Quindi questi potenti non vogliono che l'umanità sia libera, perché per loro finirebbero i pasti gratis. E infatti quando tu parli di eternità, naturalmente parli della parte non corporea. Certo. E all'interno di questi potenti la parte eterea, diciamo così, l'anima, lo spirito, credo che abbia subito la prevalenza del corpo, e quindi questo induce ci fa vedere gente che ha fatto di sé importanti valori come la crudeltà, la prevaricazione e altro. Come mai all'interno di questi potenti non abbiamo una ribellione dello spirito? Perché il loro spirito si è venduto al demonio per avere gli straordinari vantaggi che hanno sul piano materiale, si sono venduti all'anima diavolo, cioè hanno accettato e si sono interpreti di una situazione che è in opposizione alla legge, perché questi personaggi godono nel dominare il prossimo, nello schiavizzarlo, nel vederlo soffrire, si sono corrotti spiritualmente. D'altronde ricordo che persino un apostolo di Cristo ha venduto il nostro Signore al potere di allora, quindi quello che Cristo chiama il figlio della perdizione, l'unico dei suoi che non raccomanda al Padre, ha, diciamo così, generato tantissimi eredi che hanno in mano il pianeta. Sono persone che vogliono sostituirsi a Dio, vogliono comandare loro, vogliono dettare le loro leggi, quindi non è tanto, Ugo, dal mio punto di vista, una corruzione perché vogliono essere ricchi, cioè vogliono avere tanta materia, ma è proprio una corruzione dello spirito, cioè sono persone che non amano il prossimo, sono persone che amano dominare il prossimo, schiavizzare il prossimo, far soffrire il prossimo. Quindi la parte materiale, lo strumento è la clava o la catena che loro usano per tenere l'umanità in una condizione di schiavitù, cioè sono gli uomini che si sono ribellati a Dio accettando la tentazione lucifica di ribellarsi al creatore, e ovviamente questa ribellione spirituale di conseguenza produce anche una condizione materiale che noi riscontriamo nella nostra società attualmente. Ma il loro tempo è finito, Ugo, gli rimane pochissimo, perché stanno arrivando le legioni di Cristo con lui al comando, che hanno delle belle catene assolutamente indistruttibili, e vedrai che i demoni e gli assassini della vita li legano per bene. Bene, questo tempo è un altro argomento interessante, quindi io introdurrei la seconda parte, diciamo, di questa chiacchierata molto molto interessante. Cioè il 2017, ma già da prima credo che sia iniziato un periodo di anni, diciamo, interessanti da questo punto di vista. Credo che sì, ci siano anche delle scadenze. Assolutamente sì, il 2017, Ugo, è una data catartica, perché scade il secolo mistico, termina il secolo mistico, che è iniziato il 13 ottobre del 1917, e sono i 100 anni di potere che Dio concede a Satana per dominare il mondo. Quindi nel 2017 questi 100 anni scadono, quindi dal 2017 in poi Satana perderà progressivamente il suo potere,
teologicamente parlando, ma materialmente parlando, vuol dire che il sistema criminale che oggi domina l'umanità crollerà clamorosamente, fragorosamente, trascinandosi dietro purtroppo la parte del genere umano che è collusa e alleata con questo potere. Dico collusa perché dal mio punto di vista, ma mio punto di vista nel senso che me lo sono formato attraverso lo studio delle leggi universali, anche l'onesto cittadino indifferente però che non fa nulla, che si adegua al sistema per quanto non sia un criminale disonesto, in realtà è colluso col potere, perché se io passo per strada e vedo un delinquente, un pedofilo che violenta un bambino, se non intervengo divento complice di quel crimine. Quindi anche la società civile che non si ribella al potente, che cala la testa e non fa nulla per il prossimo verso, è collusa con questo sistema. Quindi il crollo del sistema provocherà assolutamente uno sconquasso planetario, e purtroppo il prezzo da pagare per un repulisti assolutamente indispensabile, perché se non ci intervenissero queste forze cosmiche, l'umanità è tecnicamente già in, cioè non abbiamo speranza di sopravvivenza. Invece grazie all'intervento delle forze cosmiche, quindi di queste super civiltà che hanno mezzi tecnici per noi inimmaginabili, ma anche della stessa divinità di Cristo che è il capo di queste legioni angeliche, le sorti del mondo assolutamente si risolveranno. Anche questo mondo conoscerà finalmente una civiltà degna di questo nome. Ripeto, sarà caro, ma è il prezzo da pagare per le scelte scellerate che abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco. Le profezie, scusa Ugo, fermi. Prego. Le profezie in tal senso che indicano la data del 2017 come una data importantissima, sono innumerevoli, sono tantissime, a partire dallo stesso messaggio di Fatima. Noi conosciamo il testo cosiddetto diplomatico che dice la seconda metà del secolo XX. In realtà è un errore interpretazione del funzionario vaticano che stilò questo testo, che fu mandato durante la crisi di Cuba agli Stati Uniti, all'Inghilterra e all'Unione Sovietica. In realtà la Madonna non parlava del XX, XXI secolo, la Madonna parlava del secolo mistico iniziato, lo ribadisco, il 17 ottobre 1917, che terminerà il 13 ottobre 1917, che terminerà il 13 ottobre del 2017. Dopo questa data, ma già in realtà le anticipazioni, il prologo di questo crollo già lo vediamo, dopo, quindi già nella profezia di Fatima abbiamo l'indicazione del tempo che Dio dava all'umanità prima del giudizio universale. Ma abbiamo altre numerosissime profezie, ne cito una di Teresa Neumann, che più o meno negli anni 40 disse che nel 1999 si sarebbe aperta una grande piaga che avrebbe sanguinato 18 anni. Ora, il 1999 più 18 fa esattamente il 2017. Lei chiama questo tempo il tempo di Caino, cioè il tempo dove domina il fratello che uccide il fratello. La Veggenti aggiunge che in questo tempo i capi del mondo sarebbero stati dei mostri con il corpo di serpente e la testa d'asino, quindi essi molto crudeli ma stupidi, le cui scelte stupide avrebbero portato l'umanità ad una gravissima crisi. La Veggente stessa poi dice e annuncia che ci sarà necessario, a causa delle terribili ingiustizie e della stessa sporcizia creata da questo sistema, un grande repulisti, che sarà un repulisti, un nuovo diluvio, ma stavolta col fuoco, diluvio da cui sorgerà finalmente l'umanità ripulita e l'umanità rispettosa delle leggi della creazione. Ma ce ne sono tante, adesso citarle tutte sarebbe lunghissimo. Comunque, ecco, Pier Giorgio, intanto scusami se ti chiedo di fermarti per un secondo, sì, prima di procedere questo interessante dia, poi ti chiederò le altre cose rispetto a questo argomento. Dunque mi si chiede di comunicare ai nostri ascoltatori che stiamo andando anche su un canale YouTube e che il player è presente nella nostra pagina di Facebook. Dalla chat poi abbiamo una domanda che credo tu abbia già soddisfatto, da parte di Anon8641, e chiede di sapere quando avverrà il giudizio divino
mi dice, quando verrà il giudizio divino, il famoso prelevamento avverrà solo con lo spirito e anima o anche con il corpo? È questo che è la domanda che mi fa. Il prelevamento sarà in entrambe le modalità. Sarà spirituale e animico per le persone che perderanno la vita in questo processo di purificazione, che secondo le profezie comprenderà anche una guerra nucleare tra le potenze in esame. Di questo parla la quartina 91 di Nostradamus, che parla appunto del contatto cosmico, ma ci saranno anche alcuni milioni di persone che saranno prelevate col corpo fisico, perché per questo è necessario, in quanto il pianeta, per poter proseguire la sua vita, per poter sopravvivere il suo sistema biologico, ha necessità di un certo numero di esseri umani, numero che gli extraterrestri hanno indicato molti anni fa, che è esattamente di 7.465.006 persone. Quindi devono essere prelevati oltre 7 milioni di persone, se no il pianeta diventa sterile e muore. Quindi ci sarà, lo ribadisco, un prelevamento animico-spirituale, ma anche un prelevamento fisico-biologico, se vogliamo usare questi termini. Quando avverrà non lo sappiamo. Sappiamo però che il giudizio universale è già in atto. Nel momento in cui Cristo si manifesta assieme a questi esseri, in quel momento termina il giudizio universale, nel senso che Cristo scenderà solo per prendere atto di ciò che noi abbiamo compiuto nella nostra vita. Da quel momento in poi non potremo fare più nulla, non potremo più chiedere perdono, non potremo intraprendere nessun tipo di attività per poter rimediare ai danni fatti. Quindi questo è il momento in cui noi ci stiamo autogiudicando con le scelte quotidiane. Come si esce salvi dal vizio? Mettendo in pratica quello che Cristo ci ha detto: dare da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, eccetera eccetera, cioè darsi ad opere a favore della vita. Ovviamente se ci riuniamo, se ci associamo, se lo facciamo in gruppo, la nostra opera sarà molto molto più incisiva ed efficace. Bene, passiamo all'argomento al successivo, sempre con il nostro amico Pier Giorgio, e sembra che abbiano individuato la presenza di un pianeta. Si è parlato, i pitagorici lo individuano come pianeta decimo, e sembra che questo pianeta, Pier Giorgio, stia avvicinando la sua orbita a quella del sistema in cui ci troviamo noi. Sì. Può avere un riferimento, può avere, diciamo, può esserci un collegamento fra quello che è l'avvicinamento del pianeta 10 e quello che potrebbe accadere con il suo avvicinarsi? Ma guarda Ugo, allora già dagli anni 50 gli extraterrestri dissero al contattista polacco americano Jadamski che i pianeti del sistema solare in realtà sono 12. Quindi la scoperta di questo decimo pianeta rientra assolutamente nei dati scientifici anticipati da questi esseri. Dopo, se possiamo in questo decimo pianeta individuare quel famigerato pianeta di cui parlò Zeccaria Sitchin, cioè il pianeta Nibiru, questo non te lo so dire, ma i dati che io possiedo è che Nibiru non è quello che dice Sitchin, è tutt'altra cosa, e tra l'altro io condivido abbastanza poco delle cose dette da Sitchin, perché Sitchin, a parte essere un sumerologo, non capiva nulla di astronautica, non capiva nulla di scienza, e non è errore questo di valutazione che fanno tantissime persone, non perché io leggo una lingua capisco quella scienza. Non è perché Sitchin leggeva le tavolette sumeriche era in grado di comprendere una scienza vecchia di 6.000 anni, sempre ammettendo, Ugo, che i sumeri sapessero la verità o che avessero scritto cose giuste, non corbellerie come a tutt'oggi scriviamo anche noi. Quindi c'è una esagerata mancanza di discernimento e di senso critico nell'accettare le teorie di Sitchin. Io posso, e sono sicuro di vincere questa competizione, io posso portare a ciascun ascoltatore o alla persona che incontra un libro scritto in perfetto italiano di fisica nucleare, ma non perché scritto in italiano la gente capisce la fisica nucleare. Quindi è un errore sciocco di interpretazione e di valutazione da parte delle persone pensare e accettare che perché uno legga una lingua antica poi capisce cosa significa. È stupido. È una scienza, quindi nessuna scienza può essere compresa se prima non ci sono le basi
per poterla capire. Quindi io per capire la fisica nucleare devo essere un fisico nucleare, devo aver fatto un corso di studi. Quindi Sitchin, al di là di essere un sumerologo, non capiva nulla di extraterrestri, non capiva nulla di cosmo, non capiva un accidente di nulla di queste cose, e quindi la sua bellissima saga straordinaria è un bellissimo libro di fantascienza, ma che ha poco, pochissimo a che vedere con la realtà dei fatti. Questo è assolutamente necessario dirlo. Sì, va bene, grazie Pier Giorgio. Ma intanto questa massa, che sembra abbia una massa enorme di questo pianeta, dovrebbe essere sì, un pianeta, un astro, non so che cosa sia, un asteroide, ma si sta avvicinando. E comunque un avvicinarsi di questa massa dovrebbe creare delle, delle... Ma io non sono tanto d'accordo, Ugo. Qualche anno fa è stata casualmente scoperta da un astronomo dilettante l'impatto, è stato pure filmato, di una cometa su Giove, ed era una cometa grande quanto la Terra. Non se n'era accorta manco la NASA. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sciocchezze. Cioè noi non sappiamo, noi abbiamo, Ugo, come cittadini, la scienza in mano per stabilire quale massa possa causare nel sistema solare delle, diciamo così, anomalie. Non lo sappiamo. Sappiamo, e possiamo, ripeto, farci un paragone, una idea da notizie come questa, che ribadisco, una cometa grande quanto la Terra impatta su Giove, non se ne accorge nessuno, manco la NASA, se ne accorge solo un astronomo dilettante. Negli anni 90, nel 94 per l'esattezza, impattò su Giove la Schumacher-Levy, una cometa che si divise in 9 parti, tutte e 9 colpirono Giove. L'energia sviluppata da questo impatto era pari, Ugo, e lo dico scandendo bene le parole, a 6.000 volte l'esplosione dell'intero arsenale atomico della Terra. Ribadisco, 6.000 volte l'esplosione dell'intero arsenale atomico della Terra. È successo qualcosa a casa nostra? Assolutamente nulla. Quindi voglio dire, quando ci lanciamo nell'accettazione di notizie sensazionaliste, dobbiamo stare attenti, perché dopo in realtà non abbiamo nessuna base di preparazione scientifica per poter dare a queste sconsiderate affermazioni un minimo di veridicità. Quindi io non credo assolutamente, certo, al pianeta distruttore, non credo a queste scienze, credo invece che siano in atto dei processi assolutamente coerenti con le leggi cosmiche, che non dipendono dall'ingresso di masse materiali nel sistema solare, ma che dipendono solo ed esclusivamente da come l'umanità della Terra vive la sua vita. Questo ci farà pezzi. Le nostre scelte quotidiane, la nostra indifferenza, il nostro egoismo, questo è il danno più grave dell'umanità. Nibiru, dal mio punto di vista, ci sia o non ci sia, non ci farà manco il solletico. Ecco, proprio in virtù di queste risposte, di cui sempre ti ringraziamo, c'è una domanda che pone Iron, una domanda che chiede quando dovrebbe avvenire lo spostamento dell'asse terrestre. Mi chiede di dirti come avverrà e quando avverrà questo spostamento. Poi c'è l'altra domanda di Anon, che si chiama Oscar, ed è di Genova, sì, e chiede anche di conoscere se verranno prelevati anche degli animali. Quello, le informazioni che abbiamo da parte extraterrestre, ribadisco, sono informazioni a partire dai primissimi anni 50, quindi sono informazioni che hanno più di 50 anni ormai, e sono che intanto sia la flora che la fauna terrestre verrà messa in salvo, perché ribadisco che non solo il pianeta ovviamente ha bisogno di esseri umani fisici, ma anche bisogno poi dei due regni inferiori, no? del regno animale e del regno minerale. Quindi assolutamente sì, gli extraterrestri hanno già messo in salvo tutto quello che necessita per ripopolare il pianeta in tutti i suoi ambiti, quindi sia vegetale e sia animale. So anche da informazioni extraterrestri che in realtà il prelevamento in alcune zone del pianeta è già cominciato. Per adesso non è un prelevamento globale, è un prelevamento, diciamo così, a macchia di leopardo, ma nei posti dove coloro che sono adatti per far parte del nuovo regno rischiano la vita e quindi che devono essere prelevati anche fisicamente, già gli extraterrestri lo stanno facendo.
quando ci sarà lo staccamento dell'asse non lo sappiamo, sappiamo che questo è il periodo, quindi nei prossimi anni, però una data certa gli extraterrestri non la danno, in quanto comunque questi eventi sono in una fluttuazione dovuta all'esercizio del libero arbitrio da parte dell'umanità, cioè c'è una concausa nostra, quindi più noi siamo scellerati, più noi siamo violenti, più noi siamo disarmonici e più questo evento si avvicinerà. Più ci avviciniamo verso il bene, più diciamo ci risvegliamo alla vita etica e più questi eventi diciamo si diluiscono o si allontanano nel tempo, quindi dipende da noi, per quanto comunque a livello fisico astronomico ci sono delle date oltre le quali non si può andare, però queste non ci sono state dette, o perlomeno ci sono state dette ma in una forma non al mese o all'anno. Sappiamo che questo è il periodo, appunto la Vergine di Fatima dice nella seconda metà del secolo mistico, che sono i 100 anni, quindi questo è un processo che inizia nella seconda parte dei 100 anni, dal 1917 al 2017, ma dal mio punto di vista, però è solo un mio punto di vista, quindi vale quello che vale, io credo che nei prossimi anni, non tantissimi, dubito che sia entro il 2017, però chi lo sa, potrebbe anche essere. L'importante non è quello che accadrà, questo io ci tengo a sottolineare, non è importante quando accadrà lo spostamento dell'asse, quando torna Cristo, quando atterreranno gli extraterrestri, perché noi su questi macro eventi non ci possiamo fare nulla, il giorno che accadranno, accadranno, quello che possiamo fare invece è adesso, cioè mettere la nostra vita, le nostre scelte nella condizione di entrare a far parte di questo evento, che ci trovi pronti questo evento, questo è importante, perché questo sensazionalismo sempre di voler sapere la data, ma accadrà questo, quando accadrà altro, noi dobbiamo agire adesso, perché quando accadrà lo spostamento dell'asse sarà troppo tardi, adesso è il momento di agire, adesso è il momento di fare la scelta, che purtroppo è difficile, perché le persone vogliono sapere tutto, vogliono capire tutto, ma dopo non hanno la forza e il coraggio di cambiare la propria vita. Questa è la cosa più deleteria. Pier Giorgio, hai parlato di una data, di un numero di persone ben precise, se non ricordo male, sì. 7 milioni e qualche altro numero. 7 milioni 465.006 persone. Ecco, questo numero così preciso e così, diciamo, contenuto ha un significato, è motivato da altre. Sì, sono numeri, Ugo, che fanno parte della matematica divina della creazione, quindi sappiamo bene che Dio ragiona secondo numero, lo disse anche Einstein questo fatto qui, Dio non è uno che gioca i dadi, sappiamo benissimo che la creazione è numero perfetto, il corpo umano è una straordinaria perfezione numerico-geometrica matematica, così lo è la Terra, il cosmo, quindi l'universo obbedisce a leggi che sono su base matematica, quindi questo numero assolutamente si inserisce in questo contesto, in questa logica, è un numero che è stato dato molti anni fa, se non erro nel 77, ma potrei sbagliarmi, Eugenio Siragusa, accompagnato da grafici che spiegavano che questo numero era appunto un numero necessario che scaturiva da equazioni ben precise per la sopravvivenza del pianeta. So che le persone adulte, perché i bambini so che verranno prelevati tutti i bambini verranno prelevati, ma le persone adulte che verranno prelevate in questo momento sono circa 10 milioni di persone. A dire il vero, gli extraterrestri speravano di avere un risultato migliore, però sono un po' delusi, perché l'uomo di questo mondo tutto ama fare tranne che cambiare il proprio iter di vita. Però comunque io sono qui a parlare con te, a parlare con le persone nelle conferenze, a parlare quando vado in giro all'estero e cercare di risvegliare e di spronare le persone, perché se ci attiviamo, se entriamo e diamo la faccia nella nostra società, magari riusciamo questo numero a farlo aumentare. Quindi assolutamente azione meritoria la vostra, Ugo, con questo programma che ha affrontato questi argomenti comunque scottanti, anche scomodi, perché è un ottimo strumento per poter in qualche modo sensibilizzare le persone, sperando che dopo vadano a incrementare questo numero. Io ci spero tanto, Ugo, ho la mia vita a disposizione di questa causa ormai da 30 anni, quasi 30 anni, e spero che saremo 50, 100, 1 miliardo, più possibile, più siamo e meglio è.
Ma infatti queste chiacchierate, che potrebbero sembrare chiacchierate di parte, riservate a pochi, io mi auguro, assieme al tuo intervento, agli interventi che sollecitiamo anche a Giorgio e altre persone esperte, brave, intelligenti come voi, possano aiutarci, insomma, in questa opera, con tanta umiltà, con tanta, insomma, semplicità. Di parte, Ugo, scusami se intervengo, ma secondo me non sei di parte. Noi siamo, se di parte siamo nella parte sfavorevole, perché la stragrande maggioranza del sistema mediatico, soprattutto il mainstream mondiale, rema totalmente contro questi argomenti. Quindi il nostro, che è alla fine un piccolo spazio, un piccolo focolaio di resistenza contro una pervasiva dittatura dell'informazione che occulta tutto questo. Quindi noi diamo. Giorgio, scusami se ti interrompo, di parte volevo dire, e ho dimenticato l'articolo, una piccola parte di noi. Scusa agli ascoltatori. Però c'è un'altra domanda che ci propone Anon 9849 e mi chiede, e ti chiedo: chi verrà prelevato fisicamente? Verrà portato nella terra cava? Oscar anche. E Mariana. E Mariana. Sì, nella terra cava verranno portati gli esseri umani più preparati spiritualmente, diciamo quelli più evoluti. Gli altri so che verranno portati su due luoghi esterni, che sono i satelliti Io ed Europa di Giove, che sono già stati allestiti e preparati per poter ospitare gli esseri umani che appunto verranno prelevati durante queste grandi catastrofi. Tra l'altro, negli anni 90 incontrammo lo scienziato Rodionov in Russia, che ci disse che delle foto inviate dalle sonde che avevano esplorato il satellite Europa era chiaramente individuabile che Europa era abitata, cioè c'era una civiltà tecnologica avanzata, notizia che poi è stata riportata in Italia dal noto giornalista Giulietto Chiesa, è pubblicata in un articolo sul quotidiano La Stampa. Quindi perlomeno su questo abbiamo, diciamo, anche l'autorevole parere degli scienziati, perché ovviamente questa informazione che io ho dato viene da fonte extraterrestre, e comunque sia Io e sia Europa sono due lune gioviane assolutamente prese in grande attenzione dalle sonde inviate dalla NASA. Pier Giorgio, il tempo è tiranno, però una domanda, diciamo, te la devo ancora fare, quindi un po' di tempo te lo devo ancora rubare. Sì. Ecco, l'inizio, il nuovo inizio, quando ci sarà, diciamo, questi fortunati che saranno poi trasportati in posti diversi, sarà dato loro la possibilità di costruire un mondo diverso, o si corre il rischio di incorrere negli stessi errori di procedura, chiamiamoli così, che abbiamo vissuto in prove precedenti? Sarà dato all'uomo, saranno dati 1000 anni di tempo per sperimentare la vita in una super civiltà, compresi i viaggi spaziali. Dopo 1000 anni l'umanità sarà nuovamente selezionata, ma non sarà una selezione grave e violenta come quella attuale, perché appunto qualcuno non sarà ancora pronto per entrare in una civiltà di quel tipo. Ma assolutamente con il contatto extraterrestre il cambiamento della vita su questo mondo sarà in questo momento quasi incomprensibile, talmente sarà bello, talmente sarà entusiasmante, perché gli extraterrestri daranno alla nuova umanità la loro tecnologia, ripeto, anche quella spaziale, ripuliranno il pianeta, spariranno banche, politici, Big Pharma, Vaticani, eccetera, eccetera. Insomma, sarà un mondo assolutamente paradisiaco, sarà un ritorno a quell'Eden che abbiamo perso millenni fa, per cui sarà assolutamente bello. Se mi permetti ancora una cosa, Ugo, io invito chiunque mi sta ascoltando, se mi scrivete una mail a piergiorgiocaria@gmail.com, lo ripeto, piergiorgiocaria@gmail.com, io mando una mail con un link e varie informazioni da cui vi potete scaricare gratuitamente 18 libri che sono scritti extraterrestri e divini, che danno un quadro molto esaustivo, molto vasto, comunque sufficiente per preparare le persone a questo grande viaggio di conoscenza che oggi mi ha portato a vivere le cose che vivo e a sapere le cose che so. Quindi scrivetemi con grande piacere, credo di averlo dato ormai a oltre 1000 persone,
Ma lo do perché noi, soprattutto per poter riformare la nostra vita, abbiamo bisogno di una nuova cultura, quindi abbiamo assolutamente necessità di conoscenza, di sapere. Bene, e con questa, con questo augurio, con questo augurio paradisiaco che ci fa Pier Giorgio, noi ci congediamo da lui, gli diciamo grazie per la sua presenza, la sua partecipazione, sempre eccellente, e per ora lo ringraziamo, magari sperando di averlo nostro ospite in un prossimo immediato futuro, e sarà nostra cura offrirgli almeno un po' di qualche bibita per tutta l'arsura che gli abbiamo provocato con le tante domande di oggi. Grazie Pier Giorgio e buon Grazie Ugo, lavoro. grazie a Rosario, un saluto a Bonelli e ai radioascoltatori, con grandissimo piacere, tu lo sai, io accetto sempre di partecipare alla vostra trasmissione, saluto anche Antonella che credo si sia Qui con ascoltata noi, sì, all'atere sta del facendo altro. programma. Grazie amici, vi stimo e vi apprezzo per questo lavoro che fate, un carissimo abbraccio a tutti. Bene, grazie, a presto Pier Giorgio. A Ciao Pier presto. Giorgio, da parte Ciao, nostra. ciao Rosario. Diamo la parola a Massimo Bonella, credo che debba dirci le ultime news. Pronto Massimo? Sì, benissimo, prendiamo nuovamente la linea da Venezia, dalla redazione di pianetaoggitv.net, sono le 19:31. Saluto anche il vostro ospite che è un amico che conosco da tempo, noto reportagista, documentarista Pier Giorgio Caria, che l'abbiamo visto proprio in queste settimane andare in onda su Eden TV e su Video Telecarnia. A tale proposito ricordo questa sera dopo le 23, ecco, ci sarà sempre il nostro settimanale in onda sia sulla frequenza 690 da Piancavallo di Video Telecarnia e sul canale 86 di Eden TV per quanto riguarda il Veneto e parte della Lombardia, la zona di Mantova, Verona e arrivando per quanto riguarda la Lombardia anche fino sotto, diciamo, Brescia. Ecco, detto questo, vediamo se abbiamo una notizia di aggiornamento. Sì, ce n'è una. Dunque, De Mauro sapeva della morte Mattei. Allora, questo per quanto riguarda la Cassazione, la leggo perché mi è arrivata in questo momento, la leggo per la prima volta, poi magari la riprenderemo, che sarebbe anche attinente al tema della seconda edizione della vostra trasmissione alle 22 con l'Osservatorio Antimafia. Dunque, Cassazione, De Mauro sapeva della morte di Mattei. Ecco, prendo la notizia dal televideo che c'è questo lancio, ve lo dico in sintesi, l'omicidio del giornalista Mauro De Mauro fu deciso ed eseguito da uomini di Cosa Nostra, in quanto la vittima era entrata in possesso di informazioni riservate sul coinvolgimento di esponenti mafiosi nella morte di Enrico Mattei, più che nella vicenda relativa al tentativo di golpe borghese. Così la Cassazione, nelle motivazioni della sentenza del 4 giugno scorso, con cui rigettò il ricorso del PG di Palermo e dei familiari contro il verdetto di assoluzione di Totò Riina sul delitto del giornalista Delora. Questo quindi per quanto riguarda la notizia dell'ultimo minuto. Poi non ci sono altre novità, vediamo un attimo di qui. Se abbiamo qualcosa, ecco, c'è un'altra notizia, anche questa ve la do in strettissima sintesi. Antonio Di Bella è il nuovo direttore di Rai News. Dunque, da Venezia per il momento è tutto, vi restituisco la linea e dunque ci sentiamo alle 22. A te, Ugo. Bene, grazie Massimo e della tua sempre puntuale informazione. Non mi resta, se Rosario ha altre indicazioni da darci, altrimenti Nessuna, salutiamo i nostri nessuna. ascoltatori. Allora, Nessuna. diamo appuntamento, spazio aperto da appuntamento agli ascoltatori a mercoledì prossimo alla stessa ora. Per chi vorrà seguirci alle 22 saremo di nuovo in onda con Radio Saiuz. Ringraziamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso, regista di Radio Saiuz. Salutiamo Massimo Bonella da Venezia, responsabile di pianetaoggitv.net. Ringraziamo nuovamente il nostro ospite Pier Giorgio Caria e diamo a tutti quanti un cordialissimo buonasera.